arriva la riforma della giustizia targata Movimento 5 Stelle PD. Dopo un vertice di oltre 2 ore a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il guardasigilli Alfonso Bonafede e il vice segretario PD Andrea Orlando, prende forma quello che sarà il disegno di legge delega del governo per velocizzare i tempi dei processi. Massimo 4 anni per i processi penali e altrettanto in media per quelli civili. La riforma è l'obiettivo della maggioranza, dovrà essere approvata dal Parlamento entro il 31 dicembre. Sono più di 1 milione gli studenti italiani che hanno partecipato allo sciopero globale per il clima di Fridays for Future. Greta Thunberg esulta e parla di immagini straordinarie dall'Italia. Il premier Giuseppe Conte garantisce il massimo impegno del governo a tradurre questa richiesta di cambiamento in soluzioni concrete. Abbiamo tutti una grande responsabilità, sottolinea il presidente del Consiglio. Già la prossima settimana dovrebbe arrivare a Palazzo Chigi il decreto sul clima che prevede un bonus di 1.500 euro da spendere in mezzi pubblici e sharing mobility per chi rottama un'auto inquinante. Dalle merendine lanciate ai militanti leghisti come disobbedienza civile all'annuncio di un'interrogazione contro Giuseppe Conte, Matteo Salvini prova a riprendersi la scena politica. Il segretario della Lega sfida il premier a venire in aula per chiarire sui suoi presunti conflitti di interesse del passato. L'interrogazione della Lega potrebbe arrivare in Parlamento già la prossima settimana. Intanto Salvini annuncia un capillare tour dell'Umbria, dove si vota il 27 ottobre. Dopo 50 anni di malgoverno della sinistra, c'è la possibilità di cambiare, attacca il leader del Carroccio. Accordo siglato sul testo unico della rappresentanza per contrastare il dumping salariale e i contratti pirata dei lavoratori delle aziende del sistema Confapi. L'intesa arriva ad 1 settimana da quella raggiunta con Confindustria. Soddisfatti CGIL, CISL e UIL. C'è un cambio di passo, commentano, promettendo altre intese in futuro. La convenzione rappresenta un passo importante per le tutele, sottolinea il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. Il presidente INPS Tridico assicura che la convenzione toccherà 80.000 imprese e 1 milione di lavoratori. Per tutte le notizie consultate il sito di re.it.